Buongiorno ragazze e ragazzi, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi andremo a riciclare questa boccettina di smalto. Non va più, è finito, diciamo. E andiamo a riciclare per un altro, perché mi serve questo contenitore. Cosa ci occorre per pulire questa vernice di questa boccettina di smalto? Ci occorre il barattolo di vetro, una specie di imbuto, poi useremo il solvente, può essere il solvente questo qua per rimuovere il semipermanente oppure l'acetona. Iniziamo subito a pulire il nostro barattolino. Allora, prima di tutto mettiamo la specie di imbuto dentro, così, e versiamo il solvente. Chiudiamo e facciamo questo lavoretto almeno per un minuto. Possiamo fare questa operazione, dipende quanto sia la vernice colorata. Questo è un colore chiaro e spero che sia veloce il trattamento. Inizia a staccarsi delle pareti. Adesso ci occorre il barattolo di vetro. Mettiamo ancora del solvente. Vediamo se chiudiamo ancora. Si vede che è un po' attaccato nel fondo. Andiamo a prendere. Allora, per andare a staccare sotto, che vedo che è super attaccato. Così si sta diluendo tutto il colore che era nel fondo attaccato. Andiamo a svuotare. Ancora un'altra volta un po' di solvente, spero che mi cada dentro e non fuori. È un colore chiaro, ma è persistente, forte, come era troppo asciutto, era troppo secco. Così abbiamo quasi finito. Adesso è bello pulito dentro, andiamo a pulire il bordo fuori. Prendiamo un po' di cotone. Ragazzi, per pulire il tapino ho messo un po' di solvente dentro e con un pennellino andiamo a pulire un po'. Se sentite un po' di sottofondo è mia figlia che canta in camera, non posso dirle di stare zitta perché è il suo diritto, vero? Meglio, voi non sentite niente, voi sentite solo la mia voce. Ok, così. Col solvente puliamo anche il tapino. Col pennellino siamo andati dentro bene. Poi si è bello pulito anche il tappo. Prendiamo il cotone, mettiamo qua il solvente e facciamo così. Così è bello pulito anche il tappo. Bene ragazze e ragazzi, vi ho fatto vedere come si pulisce un barattolino di smalto.
Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video per farvi vedere a cosa mi serve. Rimanete con me che poi vedrete a cosa ci occorre. Io vi saluto, vi ringrazio per essere qua e per stare sempre con me, farmi un po' di compagnia, sperando che sia di vostro gradimento. E niente, vi saluto al prossimo video. Ciao!